ragione per chiedere che Mappano divenga comune autonomo. Perché? Perché Mappano è un paese diviso tra quattro comuni e questo rende la vita veramente difficile ai cittadini. Per questo noi da almeno 30 anni chiediamo che venga istituito un comune autonomo e unitario. E dentro il 31 luglio speriamo che il Consiglio regionale deliberi l'indizione del referendum, che per due volte non siamo riusciti ad avere nel 2009 e nel 2010. In un periodo di spending review, quindi di riduzione dei costi, un nuovo comune non significherebbe invece una moltiplicazione della spesa? In realtà no, questo è un falso problema, perché la gestione del territorio verrebbe solo riordinata. Il personale che lavora sul territorio sarebbe sostanzialmente lo stesso e verrebbe ripartito tra i vari comuni. A Mappano gli edifici pubblici ci sono già, non sarebbero da costruire da zero. Quello dietro di noi è il Palazzo del Consorzio, che diventerebbe il nuovo municipio. Semplicemente avremo finalmente una gestione unitaria del territorio, una gestione vera del piano regolatore e potremo finalmente risolvere tutti i problemi dei cittadini legati alla frammentazione. In qualità di ex presidente del consorzio, qual è stato il suo ruolo e quindi quale potrebbe essere quello di un futuro sindaco? E tra le funzioni ci sono quelle di assicurare alla comunità mappanese i servizi che i comuni singolarmente non potrebbero assicurare. Quindi è un consorzio di servizi che ha surrogato, tra virgolette, per quanto riguarda i servizi, appunto, quello che era l'onere e l'onore di un comune. Quello che manca, è mancato e mancherà gestendo in questo modo questa comunità mappanese è la gestione del territorio. Gestione del territorio unitaria sulla frazione o sulle frazioni di Mappano, che potrà avvenire soltanto con l'istituzione del comune di Mappano. La cattiva gestione del territorio ha fatto sì che siano addossate aree industriali, aree residenziali e che quindi la scarsa qualità dell'ambiente, dell'aria, dell'acqua porti a un incremento di malattie tumorali e questo è forse il primo motore delle nostre proteste. Un'altra cosa è in tutte le pratiche quotidiane, i servizi anagrafici sono frammentati, abbiamo gli uffici lontani, ci sono problemi in tutte le pratiche commerciali, industriali, perché bisogna passare da un comune all'altro. Mancano poi infrastrutture perché non esiste un piano regolatore unitario, quindi ci sono difficoltà ad avere i marciapiedi, ci sono difficoltà ad avere le fognature, ci sono difficoltà un po' su tutto quello che è la vita quotidiana di un territorio, di un comune. Per quale motivo Mappano deve diventare comune autonomo? La popolazione lo vuole, la gente desidera far parte di questa comunità, desidera che questa comunità sia un'aggregazione e trovo che sia una cosa bella, giusta per loro. Poi comunque ci sono i numeri. Siamo qui per chiedere il comune a Mappano, siccome che ce l'hanno già negato un po' di volte, e allora adesso siamo qui per una protesta, vabbè, che vogliamo che si faccia il comune a Mappano. Siccome che siamo quasi 10.000 persone, volevamo il comune lì, di essere indipendenti anche da tutti gli altri.